Siamo qui con Paolo Bertaccini dell'Istituto Internazionale Italiano Studi Sport Società, advisor del Ministero degli Affari Esteri su Sport Integrity, che ha tenuto una lezione sul rule of law nello sport nella prospettiva del policy making internazionale per la prevenzione e il contrasto ai reati. Come possiamo riassumere i tratti essenziali del suo intervento? In buona sostanza, se fino a 15, 20 anni fa, 30 anni fa il tema delle brutte cose che succedono nel mondo dello sport, alcune casi anche un po' gravi, si sa dei degli scandali delle calcioscommesse, si sa che diciamo da sempre storicamente hanno luogo anche reati, ma non avevano mai acquisito questi fenomeni, diciamo, aspetti strutturali. Si sa per esempio che il mondo dell'ippica, il mondo della boxe, in alcune fasi storiche, in alcuni luoghi, hanno avuto delle, diciamo, connessioni con il mondo della criminalità organizzata, con le mafie, con le scommesse clandestine. Però nell'insieme il mondo dello sport lo si può ritenere in qualche modo non collegato con il mondo della criminalità fino a 20-30 anni fa. Per ragioni anche molto, diciamo, comprensibili al cittadino comune, lo sport è diventato un business, è diventato un fenomeno sociale enorme, ha coinvolto generazioni diverse, paesi diversi, in condizioni sociali complesse. Ormai negli ultimi 20-30 anni il mondo dello sport resta un luogo meraviglioso per chiunque lo abbia praticato, per la maggior parte dei suoi praticanti, delle attività sportive, dei club sportivi, ma si può purtroppo ormai assumere come fatto acquisito che hanno anche luogo crescenti reati e che ci sono delle connessioni strutturali anche con la criminalità organizzata. Da questo punto di vista, e così si comprende il senso dell'incontro che abbiamo avuto oggi, a livello internazionale, in particolare ovviamente le organizzazioni quali l'Unione Europea, Consiglio d'Europa, ma in particolare le Nazioni Unite, ma anche l'OCSE, ma anche i fori come i G20, hanno piano piano cominciato a mettere a fuoco che si tratta di fenomeni che devono essere messi a fuoco, prevenuti e contrastati, in particolare attraverso appunto le forze dell'ordine, il Ministero dell'Interno, il Ministero di Giustizia. Quindi in ambito UNESCO, in ambito in particolare UNODC, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite contro il crimine, in ambito OCSE, in ambito G20, come si diceva, negli ultimi anni hanno preso forma e sostanza documenti di indirizzo, risoluzioni, carte, documenti, rapporti che informano e indicano e guidano, danno elementi di indirizzo per legiferare e per costruire delle politiche, no? Attorno a queste leggi, a questi elementi formali, per prevenire e contrastare questi fenomeni a livello sia nazionale sia internazionale. Di questo abbiamo parlato, in buona sostanza match fixing, infiltrazione della criminalità organizzata, razzismo, violenza, riciclaggio di denaro, traffico purtroppo di atleti giovani, fenomeni quali gli abusi. Altri fenomeni che sono di natura più nazionali, come potrebbero essere per esempio forme, diciamo, di corruzione locale, ma fenomeni anche di grande corruzione internazionale, quale l'assegnazione dei grandi eventi. Sappiamo tutti, leggendo i giornali, di che natura, quali problematiche ci sono state a livello FIFA, a livello anche di Comitato Olimpico, di alcune edizioni dei Giochi Olimpici. Tutti questi fenomeni, una lunga lista, buona sostanza, di reati, sono oggi all'attenzione delle politiche internazionali e quindi a cascata anche dei governi nazionali. Grazie al dottor Bertancini per il suo prezioso contributo.